Adesso un'altra cantante molto giovane anche lei, di 15 anni, lei anche ha partecipato a parecchi concorsi, li devo leggere perché sono tutti nomi particolari, cioè siamo in Italia, tutti tipo Tour Music Fast, ma chiamarlo Tour della Musica Veloce, no, vabbè, mi danno difficoltà. Il MOAC, ha partecipato a un concorso al MOAC, da grande lei vorrebbe fare la cantante, ma non per hobby o per diventare grande, ma proprio di professione, quindi lo vede come un lavoro, ci si dedica la vita, ma ha detto in confidenza che canta da sempre, dicono che è molto dolce, giudicato voi, parla oltre lingue, oltre l'italiano, parla sia lo spagnolo che l'inglese, e ne avrete prova quando finirà di cantare la sua canzone, che è Alleluia di Alessandra Brooke, qui per voi che stasera canterà Alessia Rinaldo. Ciao Alessia. Bel respiro profondo e FIFA? No, sono emozionata. Fatele un applauso. Let's go like this, don't fall.
olimpica di complimenti, lo ammetto. Bravo. Giulia, non uccidami. Ciao. Dai. Prego. Ciao Alessia. Ciao. Innanzitutto complimenti, ovviamente le doti vocali non sono in discussione, controllo, mi sei piaciuta sia nei gravi che negli acuti. E diciamo, finora credo tu sia stata l'unica in queste serate che ci siamo visti qui che non hai eseguito ma hai interpretato, cioè è stato proprio un disegno dall'inizio alla fine. Ci hai messo un po' ad arrivare, ma poi ci sei arrivata quando sei partita la seconda volta. Domanda, sei giovanissima. Leonard Cohen, lo conosci? Sì. Chi è? È quello che ha fatto la canzone. Esatto. Fatto... Scusa. Sì. Il signore che ha fatto e l'attore della canzone. Sì, della canzone. Però io l'ho fatta nella versione di Alexandra. Comunque ascolta parlare di Leonard Cohen sicuramente. Okay. Ti può tornare utile per tuo repertorio, dico. Va bene, grazie. Sì, l'interpretazione. Questo è il cantante che ha 2-3 minuti di tempo, 4 minuti, per esprimere quello che è la canzone, bisogna saperla interpretare, penso che sia riuscito a farlo. Grazie. Prego. Fare complimenti perché anche i rilasci delle note li fatti molto bene. Grazie. Cioè, non ho ancora sentito nessuno che li facesse così. Quindi proprio la nota finale tenuta bene. Poi ho usato molto bene il microfono. Un consiglio: quando ti intervistano non ti tenere la pancia, tanto non ce l'hai e non ti casca. Essere pignolo.